Ciao a tutti ragazzi belli, come va? Benvenuti o bentornati sul mio canale. Se ancora non mi conoscete, io sono Antonio e oggi mi truccherò con le tecniche che odiate. Vi ho chiesto su Instagram e anche su YouTube di dirmi le cose che odiate vedere fare, che siano tecniche o che siano cose sbagliate da fare, insomma, da vedere, brutte da vedere. Quindi sono qui per farle. Quindi forse odierete guardare questo video. Chiede uno, Antonio. Complimenti! Sono geniale! Raga, quanto mi dà fastidio questa lampada così girata! La mia ossessività compulsiva mi dice di girarla. Però poi esco dal fuoco e basta, la lascio così. Ho fatto lo screen di alcune cose che odiate vedere, le ho messe qui in galleria, sia di Instagram che di YouTube. E per quanto riguarda il fondotinta, mi avete detto che odiate vedere quando c'è il distacco tra la faccia e il collo. Vabbè, in realtà un po' anche io soffro quando vedo queste cose, però è capitato anche a me in qualche video e non me ne sono accorto, quindi non dico nulla. E poi mi avete anche detto che odiate quando mettono l'illuminante liquido sotto il fondotinta. Quindi ecco qui l'illuminante liquido, lo vado a mettere. Ne metto poco perché questo è super luminoso, ma tanto. E lo vado un po' a stendere qua e là. Prima qualche volta lo facevo, ora invece non lo faccio mai, da un sacco di tempo. Poi vado a prendere il fondotinta, questo è leggermente più scuro perché ossida. A primo impatto non sembra, però ossida. E lo vado a stendere con un pennello. Sembra che questo sia il mio colore, ma in realtà no, perché ossida secondo me di 1/2 toni. Magari oggi non si ossida, che ci scommettiamo? Non farmi fare brutta figura. Ok, poi man mano si scurirà, vedrete. Almeno si spera. Poi un'altra cosa che odiate vedere è quando nei video, specialmente su Instagram, si coprono le occhiaie con il rossetto rosso. Io sinceramente non l'ho mai fatto, non ho mai capito il senso di questa cosa, però boh, proviamoci. Che vedevo di? Quindi ne prelevo un po' con il pennellino, così, e boh, proviamo. Cioè, che senso ha? Secondo me si accentua così l'occhiaia. No? Però l'ho visto fare un sacco anche io questa cosa, eh? Bello! Poi un altro commento è correttore troppo chiaro. Sì, è vero, spesso anche io l'ho visto fare, che magari si vede questa zona qui tutta bianca, troppo bianca rispetto al fondotinta, e sì, non è troppo troppo bello da vedere, eh. Comunque guardate il fondo, già si sta ossidando, vedete? Prendo sempre il pennello per il correttore e sto prendendo il correttore Light Ivory di Nabla e questo è molto chiaro. Lo prendo sempre con il pennello per non sporcare lo scovolino di rosso e lo vado a stendere. È abbastanza chiaro? Ora mi diventa l'occhiaia rosa. Già la vedo. Ma andiamo con la spugnetta, va. Sì, direi che è un pochino chiaro. Però, raga, ma il rossetto è scomparso. Non ha coperto troppo bene l'occhiaia, diciamo. Però non si vede più, questo è l'importante. Però, raga, non si può proprio vedere sto rosso sotto l'occhio, dai. Sembra appena uscito da un incontro di pugilato. Però, sapete, non l'ho visto fare più in giro. Che poi era palesemente un acchiappavuse. Perché mettevano questo rossetto, lo sfumavano e poi magicamente scompariva il rossetto. Facevano finta di mettere il correttore e poi boom, perfetto, base perfetta. Mentre io ho l'occhiaia rosa. Siete delle false! Anche se devo dire che il rossetto è scomparso. Quindi forse non erano troppo delle false, dai. Andiamo avanti. Allora, un altro commento era il contouring marrone come la cacchina. E ho capito molto bene di che marrone intendi. Questo marrone qui, proprio questo. Oddio raga, ma se lo metto così, cosa sembra?
Che schifo, basta. Comunque sì, raga, è proprio marrone cacca. Andiamo a metterlo. Oh mamma. Ok, andiamo avanti. Quando mettono un sacco di cipria in tutto il viso con la blender. Quindi praticamente quando fanno troppo baking. Però questa cosa ad alcune persone serve, perché magari hanno la pelle grassa, quindi solo così riescono a non lucidarsi. A me no, perché io ho la pelle secca, però non oso immaginare cosa uscirà. Vai. Ok, una volta messa la farina 00, uniamo le uova. Comunque non so quanti soldi spendano in cipria le persone che realmente fanno così. Io ho finito mezzo barattolo. No, mi si spende il telefono! Ok, la vado a togliere e la metto un po' così in giro, su tutto il viso. Raga, mi sbaglio, questa cipria mi ha sbiancato. Era leggermente colorata, ma ora sono bianchissimo. Vado a fare ora le sopracciglia, perché una cosa che odiate è quando le fanno troppo scure rispetto al colore dei capelli. Le sopracciglia troppo definite, mamma mia, le odio. Ho preso il Dare Brow Gel di We Makeup ed è un colore abbastanza scuro. Se dosato bene non sembra, ma se dosato, cioè se ne mettete tanto, sì. Io prima in realtà così le facevo, però ora non le faccio mai, ma mai così. Quindi andiamo a farle. Mamma mia, raga. Oddio, non so nemmeno farle. È davvero too much. Comunque, raga, non sono brutte. Sono oscene. Almeno su di me. Se avessi preso l'Uniposca era la stessa cosa. E ora arriva la parte bella. Perché sentite. Quando mettono il correttore tutto intorno alle sopracciglia. Quindi, let's go to the beach, beach. E questa cosa nemmeno la faccio mai, perché giustamente facendo le sopracciglia naturali non mi serve. Ok, suppongo la ragazza intendesse questo. In realtà avrei dovuto farlo prima, solo che mi sono dimenticato e lo sto facendo ora. Che poi non so cosa serviva a metterlo anche, cioè, qua in mezzo. Che serve? E ora ovviamente cerco di sfumarlo. E raga, questa cosa l'ho vista anche a Sanremo. Perché una... non mi ricordo come si chiama, sinceramente. Una che presentava aveva un correttore giallissimo sul sopracciglio. Era giallissimo, si vedeva. E no, cioè no. Mamma mia, raga, che precisione. Se prendevo la squadretta così precisa non mi uscivano. Andiamo avanti. Quando si calcano troppo il contouring e il blush. Odio quando si mettono 3 kg di blush e la guancia diventa rosso pomodoro. Odio quando il blush sembra un cazzotto sullo zigomo ed un cazzotto per gli occhi. Odio quando mettono il blush fino alle tempie e sopra le tempie, il blush so che va sulle gote. E diciamo che le altre risposte sono simili, e quindi odiate quando c'è troppo contouring e troppo blush. Anche a me non fa impazzire, infatti l'ho detto nello scorso video, che non mi piace quando c'è la macchiona qui scura sullo zigomo. Quindi vado a prendere una terra e vado ad esagerare. Ad esempio già così non mi piace. In realtà è anche un pochino scura per me questa qua, però l'ho presa apposta per farvi capire subito l'effetto. Ecco qua, raga, l'effetto è così, vedete? Proprio una chiazzona sullo zigomo. Ora passiamo al blush. Prendo questo qui di Sigma e ne vado a prendere un quintale. Quindi non vi piace né quando lo portano troppo in alto, fin qua sopra,
fin sulle tempie, come ha scritto la ragazza, né quando ne mettono troppo e non sfumato. Questo in particolare non è troppo pigmentato. Mi sento un po' una drag queen, ad essere sincero. Tipo kimchi. E questo, raga, così è sfumato bene, eh? Alcune signore portano il blush, lo prendono, papà, pum, e lo lasciano così. Ne ho preso un altro per farvi capire l'effetto. Ecco, tipo così. Mia raga, vorrei sfumare tutto. Ho abbassato un po' la luminosità per farvi capire e guardate quanto blush c'è. Sicuramente almeno una volta nella vostra vita avete visto la signora con il blush così. Andiamo avanti. Le sfumature all'insù, peggio ancora se tirate con lo scotch. Suppongo stia parlando degli occhi. Ora non trovo il messaggio, ma un'altra ragazza aveva anche scritto quando le sfumature sono troppo alte. Questa cosa io non l'ho mai fatta, quindi ecco qui lo scotch. Allora, prendo la Dreamy 2 di Nabla, che non la prendo da un sacco di tempo. Quindi praticamente questo video è come non truccarsi. Quindi le sfumature troppo alte, sia in questo senso, tirate con lo scotch, e poi anche troppo alte in questo senso qua. Questa cosa nemmeno a me piace, raga. Troppo sfumato sotto la sopracciglia. E vado a fare lo stesso di qua. La pigmentazione comunque, raga, Comunque sì, raga, sto scendo make up drag. Poi vado a prendere questo qui e questo qui. Vediamo cosa esce. Bellissimo questo colore. È duochrome. Così è dorato e così è viola. Adoro. E che circo che ho sugli occhi. Tolgo lo scotch. Wow! Che precisione! Poi, quando fanno l'eyeliner a caso che sembra la torre di Pisa, questo commento mi ha ucciso. Quando si mette l'eyeliner senza fare la codina, raga, questo qui a me dà fastidio. Perdonatemi, ma mi dà fastidio. Quindi vado a fare prima. Che ho preso? Quindi vado a fare prima l'eyeliner normale. Ok, poi prendo una matita, perché molte persone si fanno l'eyeliner con la matita e non temperando la matita non riescono a fare la codina sottile e quindi sembra che la codina in realtà non ci sia. Fanno praticamente così. Vedete? La codina non c'è, ma c'è un... non so, cos'è questa? Che forma è questa? E l'eyeliner fatto così lo vedo spesso. E mi dà anche fastidio quando non lo congiungono con la fine dell'occhio. Andiamo avanti. Oggi quando ci si mette il mascara in così tante quantità da creare dei grumi e da far attaccare tutte le ciglia. In realtà spesso è anche colpa dei mascara. Ad esempio questo qui di We Makeup è carino come mascara, solo che ne preleva troppo. Quindi basta semplicemente pulirlo e andarlo a mettere. Altrimenti si incollano le ciglia. Non sopporto vedere le ciglia finte troppo esagerate. Io di ciglia finte troppo esagerate ho ad esempio queste qui, che sono molto folte. Quindi provo a mettere queste, vediamo come sono. Questa è la prima volta che metto questo paio di ciglia finte e sono troppo folte secondo me. Non mi fanno impazzire, non lo so. A me piacciono quelle più allungate verso la coda. Ora, illuminante, e diciamo che siete un po' tutti d'accordo che vi dà fastidio quando mettono l'illuminante sul mento. In realtà a volte lo faccio, sono sincero, eh. E vi dà fastidio anche l'illuminante sulle tempie e quando se ne mette troppo in generale. Quindi prendo gli illuminanti di fiducia, che sono questi qui di Mesauda, e ne vado a mettere tanto. Guardate quanto sono luminosi, raga. Prima ero molto più extra, ora mi piacciono le cose più sobre, più dosate bene.
Tipo, ad esempio, questo secondo me è troppo illuminante, cioè non mi piace metterne così tanto. Sul naso, sul mento. Però ad esempio non lo mettevo così. Cioè non l'ho mai fatto forse. Metterlo così tanto. Solo una spolverata col pennello sporco, con i residui. E poi a voi dà fastidio qui sulle tempie. In realtà anche a me dà fastidio ultimamente, non lo sto facendo più. Perché non mi piace l'effetto. Cioè, no. Quanto cambiano i gusti, eh? Che poi l'illuminante sul mento a me evidenzia un sacco la barba. Ora, l'ultima cosa che vi dà fastidio, rossetto esageratamente strasbordato. Non sopporto la matita labbra troppo scura in confronto al rossetto. Il rossetto troppo fuori dai bordi per fare le labbra a canotto, a volte esagerato, sbordano troppi contorni delle labbra, insomma siete un po' tutti d'accordo. Io a sbordare sbordo, lo ammetto, perché ho le labbra, cioè non ho le labbra in poche parole, dai. Però ora esageriamo, allora alcune persone davvero esagerano tantissimo, si fanno arrivare le labbra qua sopra. Sì, però vediamo un po'. E poi con un rossetto più chiaro al centro. Sì, raga, praticamente è un look da drag queen questo. Oddio, raga! Sembra che sono appena uscito da Urtis. Questa è il contouring troppo marcato, sono le cose che mi avete scritto di più. Però, raga, sapete che non sono troppo male così. Così almeno due labbra anche io. Ci farò un pensierino. No, comunque voglio farmi il Botox, io ho deciso. E quindi raga, ho finito. Praticamente l'unica cosa che non mi è uscita è lo stacco tra il fondotinta e il collo, che in realtà forse un pochino sì. Mamma mia, sti illuminante, raga, ma. E questo è il make-up che abbiamo realizzato oggi. Sobrio per tutte le occasioni. Se siete arrivati a questo punto del video, commentate con hashtag extra. Se questo video vi è piaciuto lasciate un like, un commento, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, attivate la campanella per ricevere notifiche ogni volta che pubblico un nuovo video, mi raccomando, è importantissimo. Seguitemi anche su Instagram, avrete visto il nome scritto qui sopra per tutto il tempo. E noi ci vediamo al prossimo video. Baci!